Mamma, di cosa dobbiamo andare a fare? Facci belle, giusto? Più di quanto siamo già un po' impossibile, però. Perché dobbiamo iniziare il 2022 proprio. Ma no, forse meglio. Quindi capelli. Magari facciamo una lampada. Dopo i capelli. Vediamo. Sei soddisfatta? No, come tutte le volte che vado al parrucchiere, a parte che non mi sono ancora vista, però. Sì, molto. Sì. Sì, molto, come al solito. Tu sia contenta. Il resto conta a te. Non so se mi piaccio. Il colore mi piace. La piega. Nel senso che mi piaceva molto uscita dal parrucchiere, ma in questo momento non lo so. Mentre rifaccio il mio letto, mi scuso per ieri, non vi ho calcolato più, ma dopo il parrucchiere siamo tornate a casa, abbiamo mangiato, poi siamo uscite e poi quando sono tornata a casa ho fatto i compiti, perciò non mi sembrava niente di così interessante da dover mostrare. Perciò ho detto riprendiamo il giorno dopo e infatti siamo qui il giorno dopo. Allora, intanto chiacchiero. Ho sempre pensato che, tipo, gli youtuber dovessero essere sempre impiccabili. Invece no, perché, cioè, il gioco è proprio il tema della tua vita, quindi non sarebbe la mia vita truccarmi. Probabilmente se sulla qualità non sarà delle migliori, perché vabbè, sto usando il mio telefono. Ma sebbene io abbia tantissime fotocamere, telecamere, eccetera, nessuna ha una qualità buona quanto un iPhone. Non mi sembrava il caso comprare una fotocamera per una cosa che magari non andrà nemmeno in porto. Perciò ho detto vediamo come va. Ho perso un peluche. Sì, io ho ancora più sul letto. Va bene, ok, mi piacciono, sono carini e quindi li tengo. Allora, stamattina devo fare un po' di cose. Dovevo fare i compiti. Li ho fatti ieri sera, diciamo che va bene. Poi, mettere a posto. Perché qui ho ancora dei vestiti che devo ritirare. E poi, voglio fare una cosa con voi. Devo prepararmi per il 2022 facendo una playlist. Se voi non lo vedete, ma qua c'è una pila di vestiti che devo ritirare. Non solo qui, ma sono appesi anche sulla porta e sono dentro gli armadi piccati. Tanto faccio andare le mani mentre parlo. Io ho degli obiettivi per il 2022. Il primo è imparare a cucinare bene, cioè nel senso che so fare dei piatti fighi. La seconda è vestirmi bene, sempre. E era un obiettivo anche del 2021 e devo dire che ci sono riuscita perché il mio stile è proprio aumentato. Ma quest'anno ancora di più, perché diciamo che il 2021 è stato proprio, ha definito un po' il mio stile. Questo, vabbè, vuole essere il mio stile un po' migliorato, ecco. Scusate che a volte mi vengono le parole in inglese e devo tradurle e ci metto un attimo. Quindi se vedete un ritardo è perché uno, ho un ritardo mentale, due, per questa questione qui. Io vivo in un mondo in cui alla gente interessa quello che faccio. Questo è stupendo, è una pelliccia muccata e non l'ho ancora usata. Terzo obiettivo del 2022, usare quello. Oh, stasera è Capodanno. E
in realtà noi diciamo che è Capodanno, ma non è Capodanno, è la vigilia di Capodanno, perché è Capodanno di Marte, perché è Capodanno, quindi era il primo dell'anno. Fa niente, per noi è Capodanno, rimarrà Capodanno. Ma lo scrivete nei commenti se faccio schifo. No, la parte grossa del mio armadio è questa. Più grosso di me. Io non ci sto nell'armadio, quindi non ci sta nemmeno questo. 10 minuti di video, io poi come lo edito? Stoppo, faccio le mie cose e poi ci risentiamo. Ok, ho finito, vi faccio vedere. Ma questa parte mi piace molto. Questa, vabbè, è quello che è. Ma non si può fare bene così. Quindi niente, come prima. E ci sono i cassetti. Detto questo, non ho voglia di farvi vedere tutto l'armadio. È solo per l'idea che l'ho fatto. Ed è a posto. Prima cosa della lista fatta. Ok, questo treppiedi non è affidabile. Devo preparare il panettone gastronomico. Allora, mi serve il Philadelphia. Dov'è il prosciutto? Ok, sì, ti devo chiudere. Ho capito che ti devo chiudere. Ok, ora calmati. Ci aggiungerei delle salse, tipo maionese e salsa tonnata. Devo cercare il panettone, che è qui. Me ne sono resa conto adesso. Questo coso qua. Qui c'è un casino. Io che sto massacrando questo prosciutto. Però è molto grosso. Cioè è bello pieno. Mi piace. Non la vedo una cosa tanto normale che il telefono mi cada nel prosciutto. Io siete tutti punti. Sapete di cotto. Sto andando a portare un regalo. E questo. Essere. Ciao. Ciao Loira, come stai? Sono tornata dal mio giro. Poi vi preparo per stasera. Metto a ricaricare il telefono perché è morto. Vi devo far vedere il mio outfit. Vabbè, allora capite che qua c'erano delle scarpe dei Dr. Martens. Mi piace, guardate, molto businesswoman, perché sto zoomando. Poverino, non ha un occhio.